Nuovi spazi finanziari per 6 milioni e 400 mila euro da destinare all'edilizia scolastica e alla viabilità. È una delle poche buone notizie per la provincia di Barletta, Andrea Trani, che si prepara ad approvare il nuovo bilancio di previsione cercando di far quadrare i conti almeno sugli investimenti prioritari. Le province non sono state più abolite, commenta il presidente della BAT Nicola Giorgino, ed è ora compito del governo nazionale evitare la paralisi di enti che continuano ad offrire servizi fondamentali per la vita dei cittadini senza le risorse necessarie per farli funzionare. Su un'interlocuzione che abbiamo avuto anche con la Regione abbiamo avuto spazi per circa 6 milioni e 4 per quanto riguarda le spese per l'edilizia scolastica e la viabilità. Questo chiaramente ci consente di avere, non essere oltremodo ottimisti, ma guardare al futuro perlomeno con un minimo di serenità. Poi attendiamo l'esito del Consiglio dei Ministri del prossimo 24 marzo, perché nel decreto enti locali ci dovrebbero essere ulteriori risorse per le province in modo tale da ricominciare a riprendere quel percorso che non è mai stato interrotto e che necessariamente deve andare nell'ottica della razionalizzazione degli interventi. Nei giorni scorsi il dirigente della provincia Mario Maggio aveva espresso tutto il suo rammarico per l'assenza di risorse finanziarie e per la carenza di risorse umane che non permetterebbero neanche gli interventi minimi di manutenzione delle strade. Giorgino auspica non solo maggiore senso di responsabilità da parte di dirigenti e amministratori, ma anche una più efficace ed economica organizzazione del lavoro da svolgere. Quando io faccio appello al senso di responsabilità è evidente che siamo in una situazione di difficoltà, però così come noi cerchiamo al servizio delle comunità, perché facciamo un servizio assolutamente gratuito, di lavorare 16 ore al giorno per dare i servizi ai cittadini della nostra comunità, allo stesso modo faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità all'interno dell'ente e anche fuori, di cercare di lavorare senza lamentarsi. Per esempio, attraverso un'organizzazione del lavoro dei cantonieri si possono fare quegli interventi piccoli, come si suol dire in gergo tecnico, rattoppi sulle strade, che servono ad evitare che ci possano essere il degradarsi delle situazioni. Per la sede principale della provincia sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione. Per tutte le altre sedi distaccate servirà un attento lavoro di riorganizzazione degli uffici. Abbiamo dismesso tutte le locazioni che erano presenti nell'ente, abbiamo liberato le sedi di Trani perché erano in locazione, ci accingiamo a liberare la sede di Barletta per in locazione, il comune di Trani si sta organizzando per riattare una struttura all'interno del palazzo di città per poter ospitare alcune sedi periferiche della provincia, cioè alcuni servizi, allo stesso modo lo sta facendo la città di Barletta mettendo a disposizione delle sedi anche prestigiose per continuare ad ospitare quei settori che attualmente sono allocati, ubicati in piazza Plebiscito. Abbiamo anche avviato delle procedure per una razionalizzazione di ulteriori locazioni dove sono allocati istituti scolastici anche nella città di Andria. È chiaro che bisogna fare di necessità virtù.